Con questo intervento si intende dimostrare in maniera molto chiara le interconnessioni tra potere finanziario, governi repressivi, miseria e povertà, repressione, agitazioni, rivoluzione. E partiamo dalla Banca Romana. Banca Romana era l'ex banca dello Stato Pontificio, ex banca centrale dello Stato Pontificio. La Banca Romana, e questo, attenzione, un'altra cosa molto importante, che era persistita tramite accordi molto consistenti prima della conquista o della pseudo-conquista di Roma da parte del governo italiano, e siamo già negli anni 70 dell'Ottocento. La Banca Romana, assieme ad altre cinque banche, era autorizzata alla emissione di banconote, quello che oggi fa per l'Italia la Banca Centrale Europea. E diciamo quali erano le sei banche. Quindi, Banca Romana, Banca Nazionale di Torino, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, ricchissimi, Banco Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito. Non a caso ci sono due banche toscane. La Toscana, assieme a Genova, è stato il luogo dove è nato e dove sono nati i banchieri, dove è nata la cultura bancaria. I grandi finanzieri che hanno dominato il mondo erano in prevalenza toscani e genovesi. Durante la Rivoluzione francese gli unici banchieri presenti in Francia erano genovesi. E poi noi sappiamo che l'intero Rinascimento italiano è stato finanziato dai banchieri toscani. Abbiamo tutta una sequenza di avvenimenti che possiamo far risalire alla crisi del settore edilizio. La crisi del settore edilizio era dovuta al fatto che, come accade ugualmente oggi, ricordiamoci che il pressing politico da parte dei costruttori, tanto per fare un nome, il suocero di Casini, che fa tanto il pulito, è uno dei più grandi costruttori, non solo a Roma, e determina le linee politiche dell'UDC. Dopo la conquista di Roma ci fu una grande operazione edilizia, quella che diede vita a buona parte della città di Roma, che fu costruita appunto nel periodo che va dal 1871 fino al 1887. Dopodiché c'è la crisi edilizia. Perché? Perché è inutile che costruisci delle case quando non c'è chi ci deve andare ad abitare. La crisi edilizia si ripercuote sulla crisi bancaria, perché le banche avevano investito moltissimo sull'edilizia, con i mutui e quant'altro. Quindi noi abbiamo una grave depressione dal 1887 al 1888. Ricordiamo anche che nel 1884 c'era stata anche il colera, l'epidemia di colera. Generalmente le epidemie, che sono spesso legate a povertà, creano degli sconquassi, non è che risolvono i problemi. L'epidemia elimina delle persone dalla faccia della terra, ma non risolve i problemi, anzi li va aggravando sempre. Nel 1892 abbiamo la denuncia del famoso deputato radicale Napoleone Colajanni. E qui comincia a scoppiare il caso della Banca Romana, che coinvolge alcuni settori, tra
della sinistra storica. È interessante questo aspetto. In ogni caso lo dobbiamo riassumere, per cui chi ne vuol sapere di più se la va a cercare. Però anche qui abbiamo un aspetto fondamentale, che è quello che dovrebbe servire a capire che cosa significa oggi signoraggio, cosa significa oggi sovranità monetaria. La banca romana era autorizzata a stampare banconote in relazione alle riserve auree di questa banca, possedute da questa banca. Ricordiamo che la banca romana era l'erede diretta, come lo egge oggi l'Unicredit ad esempio, erede del Banco di Santo Spirito e del Banco Roma, o della Cassa di Risparmio di Roma. Vedete che qui ci sono tutta una serie di interconnessioni che in una maniera o nell'altra risalgono tutti, vedi caso, al sistema bancario del Vaticano, epicentrato nello IOR, con tutti gli scandali ad esso connessi. IOR significa Marcinkus, è tutto un giro che riporta anche a Calvi, alla strana morte di Calvi e quant'altro. Ma insomma, noi non dobbiamo fare tutta questa storia, perché i nostri amici che vogliono informarsi hanno a disposizione moltissimi libri, li possono trovare ovunque. In ogni caso, la banca romana, a fronte di 60 milioni autorizzati, costituite dalle sue riserve auree, quindi poteva stampare banconote esclusivamente per 60 milioni, perché aveva l'equivalente di 60 milioni di oro depositati nei propri caveau. Questo è lo stesso discorso che noi vogliamo riallacciare sempre alla problematica dello sganciamento delle riserve dalle riserve auree della moneta circolante. Parliamo dell'euro, ma come parliamo soprattutto del dollaro dopo la presidenza Nixon. Quindi noi abbiamo una situazione la cui comprensione è data proprio dalla capacità di capire cosa succedeva in quel famigerato periodo, quando la banca romana, a fronte di 60 milioni autorizzati, aveva emesso biglietti di banca per 113 milioni. Cioè praticamente aveva fatto una cosa gravissima, aveva emesso tutti questi banconote che non avevano nessun valore, perché ovviamente le banconote senza una concreta riserva aurea, argentea, plumbea, mettiamo quello che vuoi, ma senza un riferimento, la banconota è un fogliaccio di carta. È molto migliore, è molto meglio una cambiale. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza e il ruolo alternativo della cambiale sociale. La cambiale, in un modo o nell'altro, contiene la firma di chi la emette. Di queste eccedenza di banconote erano anche banconote false per 40 milioni. Queste banconote erano state emesse, pensate un po', in serie doppia, ovvero sia, avevano stampato un numero di banconote, numerate ovviamente, e ne avevano stampate delle altre uguali, per una quantità di 40 milioni, con gli stessi numeri, quindi erano doppiamente false. Quindi una truffa colossale, che oggi ci fa ridere, perché di fronte ai derivati, alle speculazioni finanziarie, queste cose fanno ridere. Tuttavia è stato all'origine di una crisi che poi si è ripercorsa a livello sociale per decenni. Il 20 gennaio 1893 il governatore della Banca Romana Bernardo Tanlongo e il direttore Michele Lazzaroni sono arrestati. Dalla galera
Michele Tallungo affermò di aver dato soldi tanto a Giolitti quanto a Crispi. Questa situazione determinò a cascata tutta una serie di altre prese di posizione, con la eliminazione della disponibilità a stampare banconote per ben 4 delle 6 banche che all'epoca erano autorizzate a farlo, e quindi sono rimasti con il diritto di stampare banconote il Banco Napoli e il Banco di Sicilia. Sono due banche alle quali verrà tolto il diritto di emettere banconote nel 1926. Ricordiamoci le date. Ma perché erano rimaste queste due banche? Queste due banche erano rimaste semplicemente perché rappresentavano un'autentica ricchezza, che era quella, in parte depredata, che era stata del governo delle due Sicilie dei Borbone. Ricordiamoci Banco di Napoli, il quale Banco di Napoli poi è stato assorbito adesso in Intesa San Paolo, ma c'è voluto, e l'altro è la Banca di Sicilia. Con la legge 449 del 10 agosto 1893 viene istituita la Banca d'Italia. Cosa significa? Significa che questa crisi determina la necessità di creare una banca centrale che rappresenti nei fatti gli interessi economici e finanziari di questo nascente Stato italiano. E qui dobbiamo entrare in un'altra questione. Cosa succede? Succede che per una serie di prese di posizione di vari governi, che erano governi quasi esclusivamente repressivi, avviene una crisi economica determinata proprio dalla crisi provocata dalla Banca Romana. A cascata, anche perché i governi dell'epoca, invece di attuare delle politiche autenticamente libere, cioè di favorire la popolazione, soprattutto la popolazione meno abbiente, fanno esattamente il contrario. Infieriscono sulla popolazione con tasse, balzelli e quant'altro. E questa è la logica del potere finanziario che abbiamo oggi. In Monti, Mario Monti, esponente del potere finanziario, infierisce in maniera gravissima sulla popolazione, riducendo le capacità lavorative e riducendo il circolante anche attraverso un'infame tassazione. Questa tassazione fa fallire moltissimi operatori economici, molti si suicidano, sto parlando della tassazione attuale. Né più né meno in quello avvenne a suo tempo, a cascata, in conseguenza di quello che avevamo detto. Queste misure repressive determinano una serie di eventi, di cui il più importante è la strage attuata nel 1898, e ricordate che i tempi sono sempre lunghi. Crisi della Banca Romana 1893, strage di Milano 1898, 5 anni. Una sequenza di situazioni insostenibili, per cui a un certo punto si registrano moltissime agitazioni in tutta Italia, legate essenzialmente alla tassa sul macinato, e anche qui c'è un'altra considerazione che va fatta.
Questi, non sapendo che cosa tassare, tassano i poveracci, perché mettono la tassa sulla farina. Ma per poter mettere la tassa sulla farina, invece di mettere la tassa sui finanzieri, sul potere finanziario internazionale presente già allora, sulle ricchezze del Vaticano, della Chiesa o di quant'altro, tassano i poveracci, morti di fame. Ma per poterlo fare, che cosa si inventano? Si inventano che i mulini, di cui era disseminata l'Italia di allora, dovevano munirsi di un'apparecchiatura molto sofisticata e assai costosa per la misurazione della farina, né più né meno di quello che stanno facendo oggi. Oggi cosa fanno? Costringono il negoziante, il piccolo negoziante al minuto, a emettere una fattura. Quelle sono tutte fatture che devono essere documentate, se no arrivano delle multe salatissime. Queste multe salatissime ai piccoli negozianti di oggi sono accompagnate da una propaganda massiccia contro i cosiddetti evasori fiscali. Secondo queste persone, cioè quelli che sono al governo oggi, gli evasori fiscali non sono loro, non sono le banche che evadono sistematicamente, giornalmente e derubano il cittadino e portano i soldi alle isole Cayman. No, sono i piccoli dettaglianti. Cosa successe allora? Successe che buona parte dei piccoli mulini, di cui era ricchissima l'Italia, dovette chiudere perché non avevano i soldi per poter pagare queste apparecchiature. Ne conseguì che venne a ridursi enormemente la diffusione della farina, con ulteriore impoverimento di una popolazione che all'epoca, lo è ancora oggi, ma diamoci all'epoca, viveva nei piccoli centri agricoli e che si doveva spostare oltretutto per andare a comprare quel pugno di farina che gli serviva per sopravvivere. Avendo chiarite queste cose e queste, soprattutto queste similitudini, veniamo al clou della questione. Clou della questione è data dalla repressione della strage provocata dal generale Fiorenzo Bava Beccaris per queste agitazioni a Milano. Il generale Bava Beccaris era comandante della guarnigione di Milano. Ci fu tutta una sequenza di cose, stato d'assedio, paura da parte del governo o dei governi che si sono succeduti all'epoca, intenzione di fare una pesantissima repressione dei moti popolari di una rivoluzione popolare sociale e socialista che stava emergendo alla fine dell'Ottocento. La strage viene dopo la repressione nel 1894 dei fasci siciliani. Tant'è vero che dal 1860 in poi, nel giro di 40 anni, quindi dal 1860, unificazione nazionale, nascita dello Stato nazionale italiano, al 1900, non è vero che emigrano soltanto le popolazioni del sud vessate e tartassate da superpotere piemontese, ma emigrano anche i lombardi, tant'è vero che in questo ventennio emigrano 519.000 lombardi e pochi lo dicono, anzi nella storia non si dice c'è nulla. In questa terribile repressione morirono più di 100 persone, tra cui i miserabili in fila per la minestra dei frati, su cui l'esercito sparò a mitraglia. Il generale Bava Beccaris fu elogiato per questa strage, ebbe solenni encomi da parte del governo e soprattutto Don Berno I. Dopodiché, a cascata,
si muovono alcune persone. Una di queste persone è Gaetano Bresci. Chi vuole sapere qualche informazione su Gaetano Bresci può leggere il libro di Arrigo Petacco, che è molto completo, relativo appunto a Gaetano Bresci, l'anarchico venuto dall'America. Siamo il 29 luglio 1900 a Monza. C'è il famoso, alla stazione di Monza, il treno ronza, è morto il re con palle 3. Gaetano Bresci viene arrestato, ma non può essere condannato a morte. Gaetano Bresci rivendica le ragioni del suo attentato. La pena di morte era stata abolita dal codice Zanardelli del 1889. Però due altri attentatori, era l'epoca in cui gli anarchici facevano attentati, molti attentati a Gogò, a Umberto I avevano fatto più di altri attentati, e due attentatori a Umberto I, Giovanni Passanante e Pietro Acciarito, erano stati condannati a morte. Tuttavia anche Gaetano Bresci non poté scampare, perché come al solito fu trovato morto impiccato. Che stranezza! Anche oggi, nella civilissima Italia del 2012-13, ogni tanto muore qualcuno suicida nel carcere. Molti attribuirono la morte di Bresci, come la morte di tanti altri, a quello che viene chiamato fare il Sant'Antonio. Fare il Sant'Antonio vuol dire andare in 3-4 in una cella dove magari c'è un condannato o non condannato in attesa di condanna, che però sta in isolamento, buttargli una coperta sulla testa e dargliele di santa ragione. Durante questi pestaggi molto spesso le persone muoiono. Ecco perché il 22 maggio 1901 nel carcere di Santo Stefano di Ventotene, questo individuo che era stato veramente sepolto vivo in una cella infame, viene trovato impiccato. Questi sono i fatti più significativi. Diciamo che i governi di allora agirono in maniera estremamente repressiva. Alcune considerazioni. Nel 1898, spaventati dalla tassa sul macinato, esattamente il 23 gennaio, i governi di allora, che diciamo chi sono, Sidney Sonnino, generale Pellù, Luigi Luzzatti, prendono alcune misure legislative per contenere il prezzo del pane. A maggio il dazio governativo è sospeso fino a giugno. A giugno la proroga fino al 15 luglio. Qui si parla di dazio governativo sulla farina. E qui una piccola considerazione di carattere etico e sociale. Tu, governo, vai a tassare i poveracci, sempre. Il dazio sulla farina, invece di dare il dazio sul giro di oro e di soldi di lor signori. Tutti questi tumulti di cui abbiamo parlato furono definiti dal grande economista e senatore della sinistra storica Napoleone Colaiani la protesta dello stomaco. Dichiarazione dello stato d'assedio, ma anche il blocco dell'importazione di grano dagli Stati Uniti in seguito alla guerra di Cuba. Ecco dove è importante tenere presente sempre gli aspetti geopolitici. Così come la grande crisi produttiva inglese fu determinata dal blocco dei trasporti di cotone attuati
dagli stati del nord degli Stati Uniti d'America nei confronti degli stati del sud, che avevano soltanto l'unica capacità produttiva, che era quella del cotone, ma questo cotone, essendo la materia prima in cui lavorava l'industria inglese, venendo a mancare, l'industria inglese fu costretta a chiudere, con una miseria diffusa tanto in Inghilterra quanto in Irlanda. La stessa cosa avviene per quanto riguarda il grano. Quindi non viene il grano per il blocco che gli Stati Uniti fanno a Cuba, quindi non viene il grano statunitense. D'altro canto, in Italia si prendono delle misure assolutamente idiote. Da una parte, come ho detto, la tassa sul macinato, dall'altra misure protezionistiche per l'agricoltura italiana, per la produzione agricola italiana, che in questo momento non era, tra l'altro, in condizione di sfamare la popolazione. Tant'è vero che ci furono degli studiosi che criticarono pesantemente queste misure protezionistiche, dicendo che era completamente inutile. Tu non puoi fare una misura protezionistica nel momento in cui i bisogni fondamentali, che sono quelli di sopravvivenza, richiedono che tu questo protezionismo lo devi fare, fai soltanto nell'interesse dei latifondisti, no? Ci vuole poco a capirlo. Però siccome erano i latifondisti d'accordo con il potere finanziario e economico dell'epoca, Vaticano in testa, che gestivano il potere attraverso i governi dell'epoca, destra o sinistra storica non cambia, è evidente che la crisi esplode. E per concludere un piccolo dettaglio, in conseguenza di tutto questo caos, marasma, ci furono le prese di posizione da parte dei socialisti dell'epoca, i quali furono arrestati. E diciamo chi fu arrestato: fu arrestato Turati, Romussi, Costa, Paolo Valera, Gustavo Chiesa, che era all'epoca direttore dell'Italia del Popolo, il giornale dei Mazziniani, Don Albertario, che era invece il direttore dei giornali della Democrazia Cristiana dell'epoca, e anche la famosa Anna Kuliscioff. Il primo di giugno, in conseguenza di tutte queste cose, il governo del generale Pellù, con Rudinì ministro degli interni, colpisce la libertà di stampa. È una sequenza che noi possiamo constatare anche oggi. A fronte di questa crisi, il governo Monti sta riducendo gradualmente la libertà di espressione. Alla fine ricordiamo un'ultima cosa. Il ministro Luigi Luzzatti, ministro del Tesoro nel 1891, abolì il sistema di compensazione della valuta fra banche di emissione, misura che provocò la duplicazione di parte del denaro circolante e accelerò la crisi del sistema bancario del 1893. Una serie di cose, io invito i nostri amici a riflettere su questo fatto. Luigi Luzzatti, 1891, abolì il sistema di compensazione della valuta fra banche di emissione. Quindi, mancando un sistema di compensazione tra le varie banche, queste facevano quello che gli pareva, e potendo fare quello che voleva, visto che erano banchieri, stampavano a iosa moneta falsa. Questa è tutta una sequenza di fattori che noi abbiamo voluto sottolineare per far capire quanto a cascata operazioni di criminalità organizzata, quali sono quelle delle banche e della finanza, supportate da governi completamente a loro servizio, determinano poi tutta una sequenza di eventi che nel caso particolare portarono alla morte di Umberto I, e qui si potrebbe anche riflettere sul fatto che c'era qualcuno che non voleva che venisse creata una banca di Stato, quale avrebbe dovuto essere la Banca d'Italia. Portò inoltre, per tutta una sequenza di fattori, a quella crisi
che nel 1914 determinò il primo conflitto mondiale.